Il cinema giornale tentate per assistere in allora veniva girato ad una velocità molto inferiore a quella di oggi, pertanto i movimenti sono alquanto accelerati. Gentilissimi spettatori, sono passati 29 anni dalla prima proiezione del cinegiornale Pievarolo numero 1, che venne proiettato esattamente la sera del 25 gennaio 1951. Questo cinegiornale in allora venne prodotto con mezzi primi, senza nessun sussidio tecnico e senza colonna sonora nel film. Il commento di allora venne eseguito con un semplice magnetofono e lo speaker seduto su di una fila di tavolini con pericolo di una caduta, compromettendo così l'esito dello spettacolo. Oggi questo film è stato sonorizzato e viene presentato a voi come un pezzo di museo, anche perché ripropone alla vostra attenzione e alla vostra vista cose e persone a voi care, la cui memoria è ancora viva fra noi. Chiedo la vostra comprensione per le manchevolezze che in esso scorgerete, tanto dal lato artistico che tecnico, e vi prego accogliere questo documentario così com'è, considerandolo un breve scorcio sulla nostra amata Pieve, tanto cara, ma molto diversa da quella di oggi nello spirito e nella mentalità. Approfitto di questo breve momento per ringraziare il professor Don Antonio Galli, autore del commento e speaker, Adolfo Galli per l'apporto intelligente e appassionato e quale aiutante. Ed ora sospendo questa chiacchierata per dare l'avvio al film. Buon divertimento. Per dare inizio al documentario. Pieve adagiata nel fondovalle come in una coltre di neve guarda pigramente i monti che la circondano. Lo scoltella con lo scrosciare incessante delle acque culli i suoi freddi sonni. Il cimone la veglia, piramide enorme che ascende lo sfondo dei cieli. La vegliano gli altri colossi un po' imbronciati in questo sonnacchioso mattino invernale. Il monte Modino erte selvaggio. La nuda dai grandi pascoli ventosi. Il monte Rocca brulle e scoglioso. Il monte di Sant'Andrea. Ed ecco i fiumi, il rapido perticare che rumoreggia sotto il ponte di Battistella. Il rio delle Tagliole, emissario del Lago Santo, passa spumeggiando sotto il ponte di Modino come sotto un arco di trionfo e canta una canzone perenne al bel tempio della Vergine Miracolosa. L'Acquicciola, che muove le turbine della centrale elettrica di San Michele. Eccola nelle sue eleganti linee architettoniche. La cabina di trasformazione esterna.
I tre alternatori che sviluppano un'energia di 3500 kW. Il tubo della condotta forzata. L'ottimo capo centrale d'allora Montali, ora Carpi, che qui vediamo con la sua famiglia. Questo bambino è una ragazza da marito. Due spalatori sgombrano la neve dalla via della centrale. Vedete il vecchio Amidei, ora scomparso. Il Rio Grosso, imbrigliato, non minaccia più come un tempo il paese. Un piccolo ponte ne rende più praticabili le sponde. La suggestiva cascata del Follo. Un vecchio mulino. Il torrente Asinari cieco e impetuoso. Tutte queste acque confluiscono nell'ampio Scoltenna. Vedendolo tornano a mente i bei versi degli Parini, rive dello Scoltenna sonanti dell'onda che scende sfumando dall'Alpe ventose. Lo seguiamo fino al vecchio ponte della Pola, dalle caratteristiche arcate medievali. Uno scorcio della frana che si abbatté nel 1951 sulla via di Rio Lunato. Ed ora scendiamo per Verdi Abetina, la perla dell'Alto Frignano. Ecco il borghetto. Imbocchiamo via Tamburù, un tempo la prima strada di Pieve. Le carceri mandamentali. Ponte sul Rio Grosso. Il lavatoio, che cicalia di lavandaie tra lo sbattere allegro dei bucati. Il muraglione della chiesa. Uno scorcio di Piazza del Fonte. Il quartiere del Casalino che allora stava sorgendo. Il Teatro Verdi. L'ampia via Cesare Costa. Una ripresa del monumento ai caduti inaugurato nel 1925. L'opera è dello scultore Graziosi. Il soldato di bronzo veglia il sonno glorioso dei nostri eroi. Piazza Vittorio Veneto col parco della rimembranza com'era allora. Le vie laterali della piazza. Uno scorcio di via Rocca. Via Roma, la contrada più centrale del paese. Ecco l'albergo Roma in via di ampliamento. La croce signorile moderna. Caratteristica la via San Rocco col suo abete e i suoi tornanti. Si prolunga sotto il teatro fino al vecchio ghetto, dove però cercheresti invano gli ebrei. L'obiettivo ci porta alla vicina Sant'Andrea, la chiesa parrocchiale, la piazzetta con due buoni alberghi, il campanile settecentesco. Sant'Andrea è legato al nome del poeta Ceccardo, che la cantò in versi immortali. Un salto ancora ed eccoci a Rocapelago. La chiesa strapiombo sull'abisso si eleva dove un tempo il castello di Montovizzo di Montegarullo alzava i suoi formidabili bastioni. Ore pace e serenità in questa piazzetta nei vicoli deserti, ma nel ferreo medioevo l'ombra fosca e paurosa del ribelle gettava il terrore per largo spazio attorno e quassù risuonò il fragore delle armi fra i partigiani del conte e gli estensi. Il vecchio Don Giovanni riappare dall'aldilà, vedetelo in animata conversazione. Egli non vede tanto buio davanti a sé, è carico d'esperienze, afferma che la guerra non verrà, Dio non vuole lo sterminio del mondo. Bravo Don Giovanni, il tuo ottimismo ci consola veramente. Sono le 7:30 del mattino. Il campanaro, dopo aver interrogato il tempo, va a dare la sveglia ai pievaroli. Thank you.
distrutto dal terremoto del 1920 e ricostruito ad opera dell'architetto pievarolo Paolo Mordini, attende la guglia che lo coronerà soltanto nel 1955. La chiesa dimostra la sua classica facciata, ne è autore il grande Cesare Costa, anch'esso nativo di Pieve Pelago, è tra le più belle della montagna modenese. I fedeli, al richiamo delle campane, accorrono, passano come ombre coloro che non sono più. Il ricco altare della protettrice l'Assunta, l'altro del comprotettore San Teodoro. Siamo in tempo natalizio, una rapida visione del presepio e l'urna di Gesù Bambino. Dal catino dell'abside l'obiettivo si sposta sull'altare maggiore dove si stanno celebrando i misteri divini. Il parroco dispensa la parola evangelica e con moderno impianto sonoro diffonde per il vasto tempio. Quella parola è luce che illumina le menti ed è fiamma che riscalda i cuori. Il seme della verità germoglia ancora frutti copiosi di bontà nel nostro popolo. Dopo l'anima, il corpo. Una macelleria apre le saracinesche. Sarà venduta carne in abbondanza ai pievaroli. Ma un'altra sveglia suona per i piccini. La bidella. Su a scuola, che è tardi, così dicono le brave maestre e gli scolaretti. Buon lavoro. Nell'asilo infantile i bambini ricevono assistenza delle suore stimatine che nella bella casa eretta tanti anni fa dal benemerito Don Galassini svolgono la loro preziosa missione. Abbracciando i voti claustrali la loro maternità si è ampliata all'infinito. Centinaia di testoline ricciute hanno avuto il solco delle loro carezze. Altri negozi si aprono. Autocar in partenza. Autocar in arrivo, mastodontici Fiat 680 che portano il prodotto dei nostri boschi nelle città infreddolite. Filano le autorità, l'arciprete Mantellinico e con lui, dall'oltretomba, il professor Adriano Gimorri. Il dottor Zanni porterà conforto disinteressato a qualche infermo. Formuliamo auguri per la sua salute. Il palazzo municipale, il sindaco d'allora, Carrani, e il segretario comunale, maestro Zanetti, ora scomparso. Gli impiegati comunali vengono e, dopo un ardito fianco est, vanno alla loro quotidiana fatica. Il maresciallo dei carabinieri Tintorri, ora fra i più, s'apre l'ufficio postale. Notate la grazia della signorina Luisa. Zanetti va in ufficio, notate la sua andatura, si ferma, riparte, conti passi, coraggio signor Zanetti. Arriva da Bologna la corriera dell'impresa Macchia, tra i viaggiatori che scendono notate il defunto Fontana, sindaco di Rio Lunato. La corriera riparte. Arriva da Firenze la sacca. Arriva da Livorno la Lazzi. Pochi paesi vantano un servizio automobilistico così comodo. I
il popolare Castagna Secca. Con le corrieri i giornali, ecco dov'era l'edicola. E subito dopo la distribuzione della posta, la portalettere vi sorride. La scuola d'avviamento professionale dove al presente sono le scuole elementari. Escono gli scolari più o meno in ordine, più o meno disciplinati. Ecco il loro direttore, professore Armeno Fontana. Il professor Luigi Galli, ex sindaco, noto scultore e pittore. In rapidi fotogrammi osservate alcune delle sue opere più significative. L'ex veterinario Galassini. La levatrice ritorna dal suo lavoro, una nuova vita è sbocciata. Ne parla con entusiasmo alla signorina Maria Grazia. Si apre la banca popolare. Esce l'ottimo dottor Forghiero Redefunto e il banchiere Nesti. Meccanici e vulcanizzatori, Franchini, il defunto Bertucci. Nel pomeriggio i caffè si affollano. Il bar Aurora. Splendida ripresa dell'obelisco in pietra di Piazza del Fonte. L'ex bar Autolinee. Caffè del Popolo, ora Arcobaleno. Notate fra i clienti lo scomparso Vignocchi Amadio che si ferma e poi che sa perché fa un dietro front. Il Caffè Italia, demolito proprio in questi giorni. Fra i clienti un cane di cui grande abbondanza aveva Pieve Pelago. Il vecchio Bonfanti, custode geloso del monumento, ne illustra la storia. Giovanni Ugolini mostra l'ennesimo progetto di modifica del suo teatro. Il farmacista Italo Mucci, anch'esso fra i più. Il dottor Rino Mucci accorre in balilla al richiamo del dovere. Minorini, con la sua Bianchi, non resta indietro. Il nostro Vignocchi però è rimasto attaccato ai costumi antichi, disprezzi motori ed ami muli. Per lui 10 lambrette e 2100 non valgono certo un mulo. Scena georgica al mulino di Domma. Il vecchio mugnaio ora scomparso si mette in posa davanti all'obiettivo e la figlia come ombra appare dall'aldilà con la capretta. Il piccolo Giuseppe ora è un baldo giovanotto. Vedetelo, da bambino si intendeva di guidare il vitello fuori del paese. Ma il vitello si imbizzarrisce. Né Giuseppe né Piero lo tengono più. Il vitello libero scappa veloce sulla bianca via e a Giuseppe non resta che piangere disperatamente. Splendore di sole, candore di neve, sci, bobi, slitte, che gioia per i bambini. Chi più felice di questi fanciulli che giocano sulla neve? Checco di Mingoto, emulo di Vulcano. Batte il martello del maniscalco mentre la sua piccola cagnina, la Pierina, scodinzola.
Il viso fuligginoso del fabbro si illumina d'un bel sorriso. Questa furiosa erbivendola non è poi così manesca come appare. Infatti, guardate come vi sorride compiaciuta. L'antidiluviana 509 di quest'emolo di nuvolari ha battuto il record della lentezza, ma chi va piano va sano e va lontano. La prudenza non è mai troppo, né vero Gaetano? Ecco l'uomo ora scomparso della posatezza e dell'immobilità. Per lui Paganini non avrebbe scritto il moto perpetuo. Se la neve fosse sabbia, questa sarebbe un'inquadratura orientale. Un beduino che va con l'asino sul deserto del Sahara, invece Miani che allora vendeva i cavolfiori. L'orchestra si commenta da sé. Per la circostanza il nostro Oreste ha preso a prestito la faccia di un can bulldog. Ecco l'asso della bomba atomica, Canzio. Con coraggio indomito sorvola l'oceano e da New York si reca al Cremlino. Vedetelo. Istante a colpire l'obiettivo designato. La terza bomba atomica ha cancellato dalla faccia della Terra un'altra città. Ok. Passa chi si autodefinisce pasta tenera, pace a lui. Si susseguono sullo schermo le figure a ritmo accelerato. La Linda Cortesi, scomparsa. Haroldo, anch'esso scomparso. Il cocciaio. Questa arzilla vecchietta minaccia l'operatore che l'ha presa alla sprovvista, temendo chissà quale diavoleria scappa. L'Assunta o Quaresima, Teodò, detto di Pedrulla. Questi due si allenano per un match di pugilato. Ora dormono in pace, in sonno di tutti, al sole del mare. Con vivo godimento, ecco, soprattutto nel campo turistico e culturale. Antonio Pasquesi ha lavorato intensamente nel settore boschivo e ha dato a famiglie il meglio di sé. La morte lo colpì in età prematura. Il funerale viene riproposto in questo documentario. Arriva la casa del defunto. Notate quanta folla torna i familiari in lutto, molti erano i suoi amici ed estimatori. Fra tanti si distinguono il concittadino Roberto Santi. Le consulenze portano ai fianchi il caratteristico nastro blu. La lunga teoria degli uomini, alcuni sono oggi scomparsi. Giulio Vicini, Battista Nannini. Le campane dondano il loro suono lugubre e mesto. Il corteo scende alla chiesa per via Cesare Costa. Ecco la chiesa, l'organo magnifico. Il rito si svolge secondo
la liturgia conciliare, scorgiamo l'arcipelago, ora luogo la soluzione al tumulo. Ecco il cappellano, Don Gelindo, la cui morte ha lasciato tanto rimpianto. Le campane accompagnano con l'onda del suono il mesto corteo verso il cimitero. Si sta per impartire al feretro l'ultima benedizione. L'altro fratello Alfredo era scomparso. L'elogio funebre detto dal parroco. Ancora famiglie e amici attorno alla bara. E si conclude con questa sequenza l'estremo commiato di un concittadino che ha lasciato per sempre la sua piena. La settimana santa. Il caratteristico battopalle per le vie del paese annuncia col secco ticchettio dei suoi colpi l'orario dei riti sacri in luogo delle campane legate dal Giovedì Santo. E il Sabato Santo, le campane erano slegate a mezzogiorno nella liturgia preconciliare. Le donne accorrono alla fontana di piazza a lavarsi gli occhi secondo un'antichissima usanza. La credenza popolare riteneva che bagnarsi gli occhi il Sabato Santo fosse auspicio di salute e di fortuna. Ore pubblicitario. Il negozio di Cabri mette in mostra gli oggetti più moderni. Ecco la ditta Pagliai. Quale afflusso di clienti e quale fornitura. Salumi, cotechini, zamponi, quanta grazia di Dio. Pareva un sogno dopo gli anni magri, gli anni delle carte annonarie e del tesseramento alimentare. Lo studio fotografico di William Mordini. La macelleria di Vincenzo Galli. Osservate questo magnifico quarto di bue. Marchetti Giuseppe nella sua bottega di barbiere, ora è scomparso. Il negozio di Pietro Mordini, questo pupazzo semovente era allora una rarità, un richiamo pubblicitario. Altra macelleria del paese, quella di Alberto Galli, ora completamente rinnovata e abbellita. La tipografia di Adolfo che nell'allestimento dei documentari fa la parte del leone della metro. La Lea aspetta i clienti per rinfrescarli coi gelati. Della frana di Cui del Bocco presso Sant'Andrea Pelago. Si mise in moto nel 1939, caddero le due case coloniche che vi sorgevano mettendo sul lastrico due famiglie di onesti agricoltori. A distanza di tanti anni la Cabri Film ripropone agli spettatori questo terreno, vedetelo, sconvolto dalla terribile calamità. Un terreno squallido, improduttivo, un vero paesaggio lunare. Punto del Parvernaro distrutto dai tedeschi.
un altro spettacolo della natura quando esso incollera e minaccia castigo e rovine, la grande piena dello Scolpenna della primavera del 1951. Passiamo a visioni più riposanti. Nel 51 Piede ebbe l'onore di accogliere l'onorevole Albisi, già presidente della regione siciliana, quindi ministro dei lavori pubblici. Egli si recò nel nostro paese per rendersi conto dei lavori più urgenti da finanziare e da portare a compimento. Tra le autorità che attendono il ministro, il professor Luigi Galli, il professor Boldrini, l'onorevole Alessandro Cotti, il cavalier Teodoro Vignocchi. Ecco, l'onorevole Albisio viene accompagnato in municipio, dove gli sarà presentata una relazione col programma dei lavori da eseguire. La visita fu fruttuosa, si concretarono grandi opere di viabilità, la strada Sant'Andrea Casoni Boccacciuolo, la strada Roccapelago Casa Giovannoni, la strada Taglione Lago Santo, la strada Pivetelago San Michele, tutte giunte a felice compimento. L'incontro con le autorità, vi erano il sindaco Domenico Carani scomparso e altri. Gli animi in quei favolosi anni 50 erano fiduciosi. Nell'immediato dopoguerra era in atto la ricostruzione dell'Italia che risorgeva dalle rovine belliche. Piede mirà al boom turistico e lo raggiunse negli anni che seguirono con la costruzione della piscina, dei campi sportivi, del Bergo del Coni, dell'Hotel Pineta, con l'ampliamento e il restauro di vari alberghi e pensioni. Questo fervore di iniziative diede un nuovo al nostro paese. Peccato che non si sia continuato poi con lo stesso fervore di allora. La visita dell'onorevole Albisio segnò l'inizio del risveglio. Il rinfresco in comune, ancora Teodoro Vignocchi, il maresciallo di Carabinieri, il prefetto di Modena, di nuovo Boldrini, il direttore della Società Emiliana, eccetera. È il momento del commiato. Il ministro è salutato dalle autorità e prende la via di Sestola, dove avrà altri incontri fruttuosi con quelle comunità montane. Però Silvio ci sorride dall'aldilà. Ricompare in uno dei suoi caratteristici exploit la rina della Menga Rossa con altre figure caratteristiche di Piede. Si è parlato di turismo, di sviluppo di turismo, di incremento di turismo. L'albergo Roma, talmente trasformato da quella piccola trattoria che era un tempo grazie all'opera del compianto Michele Bortolotti. Ecco l'inaugurazione dell'albergo, il professor Pedrazzoni fa gli onori di casa, fra le autorità il commendator Modena, presidente dell'ente provinciale del turismo. Deve non smentito la qualifica di Atene del Frignano. Inaugura questo centro di lettura il professor Antonio Marzullo, provveditore agli studi di Modena, recentemente scomparso. Ecco un gruppo di pievaroli intenti alla lettura, alla consultazione di volumi e di enciclopedie. Il centro è dotato, fra l'altro, dell'enciclopedia Trecani. Ecco il professor Marzullo che diventerà cittadino onorario di Pieve Pelago. Sono con lui il professor Fontani, il professor Galli, Domenico Crovetti, eccetera. Due sono le biblioteche di Pieve, quella comunale e la biblioteca dello Scoltenna. Professor Fontana, ora niente meno, presidente dell'Accademia dello Scoltenna. Inaugurazione dell'impianto sonoro nella scuola d'avviamento professionale di Pieve. I primi tentativi per l'impianto di una scuola media nel nostro paese erano cominciati nel 1943 in piena guerra con l'istituzione di una scuola media privata gestita da un'associazione turistica locale.
Poi nel dopoguerra si ottenne una sezione distaccata della scuola d'avviamento di Sassuolo. Il primo preside fu il professor Diego Riva. La scuola funzionò per alcuni decenni finché non venne assorbita dalla scuola media statale. La cerimonia che vediamo si riferisce all'inaugurazione dell'impianto sonoro che rappresentava per quei tempi un'innovazione di tipo raro, ultramoderno. Entrano le autorità. Parla il professor Fontana, il dottor Marzullo, parla l'arciprete, il sindaco Carani, il segretario comunale Vincenzi, Teodoro Crovetti, Ernesto Comitangelo e molti ora scomparsi. Conclude la cerimonia il dottor Marzullo compiacendosi per questa iniziativa che serve a rendere più funzionale la scuola. Queste sequenze inquadrano l'impianto sonoro. L'immancabile rinfresco. Tutti i salmi finiscono in gloria. Il sindaco Caran. Ancora le autorità. Se la ditta Cabri si fa un po' di pubblicità, ne ha pieno diritto. Giovanni, allora giovane nel suo laboratorio. Apparecchi radio di ogni tipo e prezzo. Allora la televisione non esisteva ancora. La regina dei mass media era la radio. Dai 50 anni la ditta Cabri con le radio, il cinema, la TV, una sua celebrità e una sua collocazione nell'Alto Frignano. Auguriamo che progredisca sempre più e sviluppi la sua attività a beneficio di tanti utenti televisivi. Il provveditore agli studi, professor Marzullo, si concede una pausa di svago. Fra montagne di neve si aggira per la stazione turistica della Betone. Lo accompagnano il dottor Zanni e Domenico Crovetti, ora scomparsi. Sosta nell'albergo Chierroni. Uno spartineve di quel tempo. È una giornata invernale. Il paesaggio bianco, severo, uggioso, comunica un senso di freddo, di squallore. Ciò però nulla toglie alla suggestività del centro appenninico celebre in Italia e all'estero per le sue grandi attrezzature sportive, soprattutto il campo scintico. Natale 1951, ecco il presepio allestito con gusto dal capellano Don Gelindo e dal defunto Tonino Vignocchi. Nella grande solennità si allarga la benedizione di Cristo, propiziatrice di favori celesti. Secondo una simpatica usanza, i bambini recitano i loro sermoni. Vedete Paolo Vignocchi, figlio di Rubacuori. La Cristina, figlia del sindaco Luigi Galli. Sua sorella Maristella. Entrambe ora sono spose e mamme. Giuseppe Pasquesi. Thank you.
anime belle e innocenti, sentivano il fascino del Natale e aprivano il loro cuoricino al fanciullo celeste. Fedeli che gremiscono il tempio. Ecco la Milena Vignocchi, oggi sposa e mamma felice a Pistoia. Con la manina sul cuore dice quanto ami Gesù. Francesco Manfredini, futuro geometra, allora certo non sognava i numeri e le mappe. Altri bambini salgono sul palco, ancora la Milena con un bambino di cui ci sfugge l'identità. Natale, festa di bimbi, sempre. Ancora la Maristella Galli, Dionigi Azzi, oggi ingegnere elettronico, che avesse detto allora che avrebbe fatto tanta strada mentre diceva un po' impacciato il suo sermone. Siatori sul campo della caserma dei carabinieri, alcuni bravissimi, altri così e così. Vedete quale abilità e spericolatezza. Capitombolo e Carlino Crovetti. Si rialza tutto innevato e riprende a sciare tranquillamente. Scorgiamo fra gli altri il dentista tedesco marito della Gianna della Fiorita, Domenico Crovetti. Ecco il secondo capitombolo. Carlino, sei grande come impresario, ma non altrettanto grande come sciatore.